Ciao e bentornati sul canale. Volevo sfruttare la luce del giorno, c'era il sole prima e niente, però vi registriamo lo stesso questo video dei prodotti finiti del mese di marzo. Ho qua a unire le cose, bene, se no ve ne parlo uno alla volta. Allora, iniziamo subito. Iniziamo subito, ok. Ho finito finalmente questo acetone. Per le unghie, era da tantissimo che lo avevo in casa. Infatti, ultimamente non è che funzionasse molto tanto perché appunto probabilmente era evaporato. Sì, all'inizio ha fatto quello che doveva fare, poi evaporando non faceva più niente. Comunque è terminato finalmente. Poi ho finito questo bagno schiuma di felce azzurra al musco bianco. L'avevo comperato da Acquasapone per 1 euro, era in offerta, infatti c'è scritto più 150 ml, quindi è la versione un pochino più grande ed è buono, chiaramente, sempre buono. Poi ho finito. Ah, ecco, un altro bagno schiuma, questo della Eucerin. Questo è un gel doccia dermoprotettivo. Questo qui l'ho usato prevalentemente in piscina perché ovviamente il cloro secca molto la pelle, poi andando in piscina spesso ho preferito usare un prodotto del genere. L'avevo preso ovviamente in farmacia e non ha profumazione, cioè il profumo non si sente, non ce l'ha, però è utile per quando si lava spesso il corpo o comunque soprattutto quando ci sono degli agenti aggressivi esterni. Quindi buono. Poi finito questo shampoo Head and Shoulders Classic Clean. Questo l'ha terminato mio marito. Non è che le piaccia molto più di tanto questa marca, però io ogni tanto quando li vedo in offerta glieli compro e lui li usa. Quindi terminato anche questo. Poi terminato, vediamo, ok, vediamo se sono due, no, è uno solo, credo, boh, al limite se ne trovo un altro, poi lo vediamo ancora. Terminato questo classico nostro dentifricio di AZ, questo è Complete, è quello dentifricio più colluttorio. Noi amiamo tantissimo AZ come marca, ma soprattutto questo tipo di dentifricio perché è incluso anche, diciamo, un po' di colluttorio, quindi ha un sapore un pochino più fresco, dà un senso un po' più di pulito. Quindi terminato anche questo. Abbiamo terminato. Ah no, ecco, guardate, un altro ne abbiamo terminato, quindi come vedete ne abbiamo usati due della stessa marca, della stessa tipologia, insomma. Poi finiti questi due pacchetti di salviettine struccanti. Allora, sì, niente di particolare, erano in offerta, credo di averle prese a Acquasapone, erano 20 e 20, buoni, niente di particolare. Terminati anche questi. Poi, ah no, ecco, finito anche queste salviettine struccanti della Fria. Insomma, questi proprio non mi hanno detto niente, né a me né a mia figlia, quindi sono tre i pacchetti. Poi, finito, sì, due maschere viso. Questo è di Balea, che ho preso al DM, al City Life di Milano, dove c'è un grossissimo appunto negozio. E questo è Happy Macaron, quindi questo è una maschera, quindi aspettate un attimo perché è andata via pure la luce e non si vede niente e non riesco a leggere. Allora, devo dire che questa maschera era molto molto imbevuta di liquido, infatti proprio mi gocciolava anche sul mento, il gusto di macaron non si sentiva, quindi la profumazione macaron, però ha idratato molto la pelle. E devo dire che mi è piaciuta. È la prima maschera che provo, mi sembra di Balea, ma devo dire che appena ritornerò al City Life la prenderò di nuovo. E poi questa è un classico di Garnier. Questa è la Hydra Bomb in tessuto, anche questa ricchissima di liquido. Mi è piaciuta tantissimo e devo dire che è la migliore secondo me delle tre. C'è questa qua azzurra che è idratante, c'è quella rosa e quella verdina. Questa è quella che io preferisco, quindi non c'è niente da dire, ottima, ottima, veramente. Poi, terminato. Ah, un altro, eccolo qui. Allora, abbiamo finito un po' di bagno schiuma questo mese. Questo bagno schiuma che era alla Green Tea English Garden, che è stato un regalo di Natale che ha ricevuto mia figlia e le è piaciuto tantissimo. Sinceramente non so dove l'abbiano preso, è una marca inglese e ottimo, devo dire. Poi mio marito ha terminato questo Palmolive Men,
le è piaciuto, gli è piaciuto, ottimo anche questo. Poi abbiamo finito il detergente intimo della Chilli, questo è quello neutro, quello extra tollerabilità. La marca Chilli è forse quella che noi prediligiamo come detergenti intimi, quindi vabbè, è buono. Questo in formato maxi e mi sembra che fosse anche in offerta, quindi ottimo anche questo. Poi, allora, terminato questo shampoo secco della Fructis. Questo era al Cucumber Fresh, era la prima volta che lo prendevo, di solito uso quelli della, quella, l'altra marca che adesso in questo momento mi sfugge. E è piaciuto molto, anche la profumazione è molto buona, molto, molto pulita, molto fresca, devo dire che è ottimo, e questo è della Fructis, buono. Poi andiamo ancora a pescare qualcosa, perfetto, finito questa lozione schiarente per i capelli chiari che ha terminato ovviamente mia figlia, e devo ricordarmi di comprargliela perché non è la prima che terminiamo, ma faccio fatica a trovarla. Adesso sto usando sia lo shampoo che il balsamo della stessa linea della Schulz, però è molto buona questa per chi ha i capelli chiari, chiaramente, perché sennò viene fuori un macello. Poi, buona, terminata questa crema mani dell'Eucerin Ura Repair Plus, veramente ottima questa crema per le mani. Costa parecchio perché sinceramente è con urea, quindi al 5%, e se vedete il prezzo l'ho pagata molto cara. Adesso non l'ho più ricomprata, anche perché andiamo verso la stagione un pochino più calda, quindi diciamo che le mie mani sono sempre secche, ma non come lo erano quest'inverno, con il freddo, con l'acqua e tutto. Poi andando in piscina, ripeto, non è che voglio, però mi si secca tantissimo la pelle, però questa è veramente ottima. Poi terminato anche questo shampoo di Ultra Dolce Garnier, questo è per capelli grassi, shampoo purificante all'argilla dolce eccetera, buono, veramente buono, anche la profumazione veramente ottima, buono anche questo qua della Garnier. Poi vediamo cosa abbiamo ancora qui, allora, perfetto, terminato questa matita, che sembra una matita ma non lo è, che è vecchissima, di Sephora, se vedete, era quella per lo smalto. Ovviamente è una matita che corregge le sbavature quando mette lo smalto, quindi quando escono dall'unghia, quindi questa è vecchia, perché infatti sono andata da Sephora per ricomprarla, mi hanno detto che non esiste più, però ha fatto il suo lavoro veramente bene. Poi terminati due, no, questo non è un mascara, questo è di Kiko, è un mascara, non è proprio un mascara perché è un allungante ciglia da mettere alla sera, c'era scritto 30 giorni, io l'ho messo di più di 30 giorni, ma sinceramente vedete che ha lo scovolino bianco, quindi serve per allungare le ciglia e infoltirle, ma sinceramente io non ho notato nessuna differenza, vedete che c'è scritto 30 giorni, non è che mi sia piaciuto più di tanto, sicuramente non lo ricomprerò. Poi terminato questo mascara di Essence, non mi è piaciuto assolutamente, non so, è un Lash Extension Mascara con fibre, però sinceramente non mi è piaciuto, forse non mi è piaciuto perché quando l'ho comprato praticamente era già secco, questo è lo scovolino, non so se riuscite a vederlo, ma niente di che, non riuscivo ad applicarlo sinceramente, o era già secco di suo perché, e lasciava, come vedete qua la punta, perdeva già i pezzi, rimaneva attaccata le ciglia, no, assolutamente bocciato, bocciatissimo questo, proprio mai più. Poi terminata, quasi terminata, ce n'è ancora un pochettino, ma non mi è piaciuta per niente questa BB Cream di Sobio nella colorazione beige, non mi è piaciuta per niente perché praticamente era come avere in faccia un pastone, una roba che si impastava, faceva un cerone da... Avete presente il cerone quando andate in televisione? Non so, ecco, una roba orrenda, non riuscivo a stenderla, non mi è piaciuta assolutamente. Infatti ho fatto una fatica a finirla ed forse ce n'è ancora un po', ma per me è bocciata e non la voglio più neanche vedere. Poi, anche qua, terminato, boh, mai usato, è vecchissimo, questo... Lip Gloss tinta labbra di Maybelline, non so se vedete l'applicatore, è molto bello, era un po' che lo avevo in casa, sinceramente non lo trovavo più,
quando l'ho ripreso mi sono resa conto che no, sulle labbra forse sarà stato il fatto che era vecchio, che non lo so. Comunque mi seccava tantissimo le labbra, cioè proprio appena le mettevo sentivo risucchiarle proprio, sentivo secchissimo, si formavano le righette nelle labbra, assolutamente no. Questo è il numero 65, che ho fatto una fatica a trovarlo all'epoca, ma devo dire che non mi è piaciuto per niente come texture, perché come colorazione, adesso vi faccio vedere se si riesce a vedere qualcosa, ok, non è male, anche se preferivo la 70, guardate, non è male come colorazione, però mi ha seccato tantissimo le labbra, appena le mettevo me le sentivo risucchiare, quindi non mi è piaciuto, non lo so, mi ha deluso un po'. Poi terminato questa candela, non so se si riesce a leggere, vedete questa candela terminata, che avevo comprato in saldo da H&M, è una candela al citrone, sì, al citrone, al limone e allo zenzero. La profumazione era buona all'inizio, poi non si sentiva più, molto delicata, la candela era molto oliosa, molto morbida, infatti si è riuscita a finire tutto, a pulire anche quasi il barattolo, però l'avevo presa in offerta, niente di che, buona, ma non è che mi abbia profumato più di tanto. E come ultimo, non c'entra niente col beauty, non c'entra niente con la skin care, ma volevo parlarvi di questo profumatore per la biancheria, quindi profumo armonico per biancheria alla peonia e narciso di Sesore d'Oriente. Questo io l'ho utilizzato non so quante volte nella morbidente per cercare di dare una profumazione maggiore ai capi, e questo mi è piaciuto veramente tanto. L'ho tenuto qui tra i prodotti finiti, buonissimo, si sente ancora, e, perché mi piace tantissimo. L'ho continuato a ricomprare, adesso ne ho lì un altro ancora intatto, e devo dire che ottimo per la profumazione nella lavatrice, quando togli i capi da stendere si sente proprio una profumazione oltre sul capo ma anche in tutto l'ambiente. Devo dire che mi è piaciuto tantissimo, non so infatti quanti ne ho già presi, come dicevo ne ho già uno lì ancora pronto da usare. Bene, questi erano tutti i prodotti che io ho utilizzato e ho finito nel mese di febbraio. Spero che il video vi sia piaciuto. Io aspetto tanti like e tanti commenti qua sotto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao e buona giornata a tutti!